Salve amici di LoloTube 75, benvenuti e ben ritornati nel mio canale. Oggi vi parlerò della mia nuova fotocamera, La Sony ZV-E10. Che ho preso per sostituire la mia Canon M100. L'ho presa soprattutto per il fatto che questa fotocamera può registrare in 4K e ha tante delle caratteristiche che la rendono utile per me. Io prima avevo questa qui, come vi ho detto, la Canon M100, che per iniziare questa fotocamera devo dire che è veramente una bomba, ragazzi. Se dovete iniziare a fare dei vlog o dei video su YouTube, questa va benissimo. Non ha il 4K, però ha una messa a fuoco buonissima, dei colori meravigliosi della Canon. Che boh, ok, i colori sono una cosa soggettiva. Le caratteristiche principali della Sony ZV-E10 sono: un sensore APS-C CMOS da 24,2 milioni di pixel, un processore Bionex X, video in 4K da 30 a 25 e 24p o Full HD a 120p, sensibilità ISO da 100 a 32.000, 425 punti di autofocus con AE, AF e tracking AF, jack microfono e cuffie esterne, supporto S-Log, USB streaming fino a 720 fps a 30p. Queste sono le principali caratteristiche, ma adesso facciamo subito un velocissimo unboxing e vediamo cosa troviamo dentro la scatola della Sony ZV-E10. Allora, apriamo la scatola e vediamo cosa troviamo dentro. Eccoci qua. Come sempre troviamo i libretti di istruzione. Ecco qua, se vedete. Altri piccoli guide rapide. Un libretto per andare sul sito per scaricare il programma di editing e di controllo da remoto, molto utile, l'ho provato, una figata. Qui ci sono tutta una serie di obiettivi che sono compatibili con questa macchina. Dentro troviamo il corpo macchina, si vede, col copriobiettivo, molto utile, e il cavo di alimentazione per ricaricarlo e per collegare anche col computer, molto comodo anche questo. Poi c'è ancora il gatto morto per mettere contro il vento, l'antivento. Poi c'è un adattatore per le prese americane che no, che noi non useremo, e una l'accetto per metterlo a tracollo. Eccolo, questo è tutto il contenuto della mia fotocamera ZV-E10. L'obiettivo era già compreso, quello base, vedete, che si comanda tramite elettronicamente per lo zoom. Questo è molto simpatico. Ed ecco qua, ragazzi, questo è il contenuto della scatola della Sony ZV-E10. Come avevo detto prima, io avevo questa bellissima Canon M100. Devo dire che mi sono trovato benissimo. Per iniziare questa camera è veramente una bomba. È una classica punta e scatta, non ha tante regolazioni, però i filmati li fa benissimo. E le foto sono spettacolari. L'unica pecca, non ha la connessione per il microfono esterno e non fa i filmati in 4K. Purtroppo. Però del resto questa per iniziare va benissimo, ragazzi. È comodissimo perché avete lo schermetto che si può girare e per fare i selfie oppure il vlog vi vedete perfettamente. Torniamo alla Sony ZV-E10. Si presenta così, vedete, molto anche questa è molto compatta, comoda, si tiene abbastanza bene nelle mani. Ha un microfono, ha tre microfoni incorporati, che si sente veramente abbastanza bene. Per fare del vlog all'esterno non serve neanche attaccare un microfono aggiuntivo. Come ho detto, è compatibile con tutti i microfoni della Sony, quelli che vanno direttamente nella slitta e sono autoalimentati, è una figata per questo. Il schermetto è girabile in tutte le posizioni, vedete, potete mettervelo davanti. Aspetta che l'accendo, l'ho acceso, inclinare in tutte le direzioni. Vedete, una figata comodissima per fare il
i vlog, i selfie. Anche questa macchina qui l'ho presa soprattutto perché è molto semplice da usare. Più professionale di questa perché c'è già il diversi profili di colore, si può fare già più correzioni di colore nell'editing, e questa è una cosa molto importante se si vuole un po' migliorare l'aspetto del canale e dei filmati. Ecco, sì, non c'è il mirino, la fotocamera ha lo zoom elettronico, vedete, potete con questo bottoncino qui si può aumentare e diminuire lo zoom, ha una messa a fuoco che per me è meravigliosa, prende direttamente l'occhio. Un'altra caratteristica importante di questa fotocamera è che può fare uno sfocato automatico senza fare delle regolazioni sull'obiettivo, ma premendo direttamente un pulsante qui. Poi vi mostrerò qualche video dove si vede direttamente come funziona la sfocatura dietro. E poi, se dovete anche, non so, presentare dei prodotti o mostrare delle cose in fotocamera, con questo bottoncino automatico lui metterà fuoco automaticamente l'oggetto che mettete davanti. Senza fare nessun tipo di regolazione. Le foto vengono bene, ho lasciate tutte in automatico. Si può fare anche qui abbastanza regolazioni, anche se io praticamente lo uso sempre in automatico. C'è una stabilizzazione elettronica che funziona abbastanza bene, solo che devo dire, se la usate, c'è un fortissimo crop, soprattutto se fate in 4K. Ho usato un grandangolo per aumentare la distanza. Logicamente, ragazzi, la stabilizzazione delle fotocamere non è il massimo. Vi consiglio, per fare dei filmati, o di usare un gimbal. La batteria dura 80 minuti filmando all'esterno, sicuramente un 3-4 batterie vi consiglio di prendere. E poi, se dovete fare dei filmati all'interno, io ho preso questo alimentatore con una finta batteria, che è utilissimo per fare filmati all'interno. E ragazzi, potete fare filmati fino a quando la macchina non si surriscalda al 100% e quindi va in blocco. Fotocamera è anche di fare streaming diretti, non serve nessun adattatore, lo mettete direttamente con la presa USB sul computer, ve la riconosce automaticamente senza nessun problema, senza aggiungere programmi o altre cose. Poi ho visto che è una figata il programma che dà direttamente la Sony per fare editing e anche per controllare direttamente dal programma. Vedete le inquadrature, potete regolare tutti i settaggi per mettervi a fuoco, tutti i formati, fare tantissime regolazioni, che è veramente utile, molto professionale. Ah sì, queste sono le batterie che ho preso io in più, che vi consiglio di prendere delle batterie, come vi ho detto prima, perché è utile se dovete filmare l'esterno. Io ho preso questa fotocamera soprattutto per fare dei filmati all'interno. Devo ancora abituarmi a usarla anche all'esterno, ma io sono abituato a usare sempre macchine molto leggere e piccole, tipo il DJI Osmo Pocket, vedete, oppure la GoPro, il telefonino. Però la pecca di queste fotocamere o videocamere, quando c'è poca luce si vede molto rumore, mentre le fotocamere si può giocare molto di più sull'ISO, e quindi si può aumentare la luminosità anche alla sera, logicamente fino al limite della macchina. Bene ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questo video recensione velocissima. Poi vi metterò dei filmati di questa fotocamera per vedere quelle caratteristiche che avevo spiegato prima. Se vi è piaciuto questo mini video, ripeto, io non sono un professionista, se volete vedere tutte le caratteristiche, tutti i particolari, ci sono tantissimi filmati su YouTube dove spiegano tutti i particolari che io logicamente non vi ho spiegato. Io vi ho fatto solo vedere, da inesperto come sono io, le caratteristiche principali e come funziona e come è fatta la fotocamera. Ripeto, questa è un'ottima macchina fotografica per iniziare, soprattutto se non siete dei smanettoni che fate tutti i minimi e particolari regolazioni. Io l'ho preso proprio per questo, anche se, ripeto, ci sono tutti i menu, potete fare anche in manuale tante regolazioni. Bene, se vi è piaciuto questo video mettete un bel like e iscrivetevi al mio canale, come sempre, dai, cerchiamo di far crescere questo canale, e ci vediamo al prossimo video. Ciao amici di LoloTubeStan5, al prossimo video, ciao!